all'anima degli animalisti. Poi abbiamo la crema. Sì. La sì, famiglia, sì. Già abbiamo fatto un video insieme. Sì, esatto. Voi siete tra i più splendidi che io conosco, perché dedicate il vostro tempo a cose altruistiche pure, che non, voi non avete niente per voi. Voi state qui dedicando tempo agli animali, alla loro difesa, quindi le persone come voi sono le persone più altruiste. Sì, però io non mi ritengo splendido, perché mi ritengo normale, perché no, tutti dovrebbero perché essere dovrebbe così. Essere normale. Dovrebbe la propria parte, esatto. Esatto, dicono che sono estremisti, sì. I vegani animalisti, come diceva prima. Sì. Ma sì. Gli estremisti sono quegli altri che fanno cose orribili, sì, che fanno bravo. Noi siamo tranquilli. Disumani prima loro, perciò, cioè, con gli animali stanno qua. Poi ci dovrebbero essere gli umani vicini, perché esatto. Sono fratelli, e poi, cioè, ci stanno i disumani. Che manco si vedono, cioè io ho la visiera, ma non si riesce. E loro dicono che siamo estremisti noi, ma noi siamo fratelli degli animali. E allora rinunciamo a fare altre cose che ci piacciono, so, andare a giocare a tennis. Esatto. Siamo qui. E tante persone che vogliono bene agli animali, primo li mangiano, perché vogliono bene solo a certi animali. E quindi questo è già sbagliato di per sé. È assurdo. Perché amano gli animali e li mangiano. Esatto. E poi comunque quelli che invece vogliono bene gli animali, però magari hanno sempre qualche cosetta da fare e non vengono mai a queste manifestazioni che sono nazionali, soprattutto se stanno a Roma. Allora, senza colpevolizzare, perché è solo un invito a far meglio, perché non è che noi giudichiamo nessuno, però per la prossima volta aiutateci a portare questa coscienza. Si lamentano perché vogliono cambiare il mondo, però poi non fanno niente. Fai vedere. Gira. Ecco, almeno ci sono delle persone che agiscono. Allora, voi che state là, che non siete certo giudicate da me, ma la prossima volta venite con noi e insieme a voi faremo un bel sorriso per quel posto che sarà migliore, perché adesso noi abbiamo la lacrimuccia oggi nel vedere quelle immagini che hanno fatto vedere, disgrazianti, di come vengono maltrattati gli animali. Allora, e allora magari l'anno prossimo veniamo qua sempre con la lacrimuccia, e poi tutti che riempiamo questa piazza, che è ancora troppo poco gremita, ebbene l'anno dopo faremo il sorriso nel vedere gli animali liberi e felici, perché devono essere felici pure loro, non solo noi. E saremo felici anche noi di conseguenza, esatto. Perché siamo tutti uniti, siamo un'unica trama, la gente, esatto. Deve semplicemente connettere. Si devono connettere, collegarsi, perché sono scollegati. Esatto, glielo facciamo vedere questo? Certo. No? I soggetti sono gli umani, sei un soggetto se te li mangi, soggetto, migliora.